Ivan, ce l'abbiamo fatta, il sogno diventa realtà. Primo torneo, Heads Up, durissimo, insomma, con uno che insomma, è un giocatore di cash, sicuramente, è molto più di me. Come è andata? Qual è la prima cosa che hai pensato quando hai visto che il jack è cascato? Che era finita finalmente, perché non ce la facevo più, no? A un certo punto il tuo avversario ha detto: è un mistero, sei un fenomeno, perché non si spiegava questa solidità, questa freddezza. Non me la spiego neanche io. Anche perché la disabitudine a giocare fino alle 4 di mattina è dura, è dura. 3 giorni intensi di poker. Credo che questo è il primo torneo, ma non sarà l'ultimo. Ah, spero di no. Ci prenderai gusto. Spero di no. Un heads up complicato. Io credo che tu pensavi di poterlo vincere, dimmi la verità. Si spera sempre di vincere, però poi... Le zappe ci fa fortuna, alla fine è sempre così. Possiamo dire che 2-4, hai visto? Il jack capo, è uscito il jack. Sei contento di questo secondo posto? Io sono contentissimo. Laura, la maratona di Brno si chiude così, ha vinto un esordiente e siamo contenti per lui. Sì, pare che da 3 edizioni vincano sempre quelli con un po' meno di esperienza, diciamo. Che vuol dire, è un segnale importante, vuol dire che è un gioco che con un po' di fortuna e con un po' di voglia si può vincere, insomma non c'è per forza bisogno di un campione. Tutti possono vincere. Detto no. Questo abbiamo raccontato una storia, ci siamo divertiti, spero che ci abbiano seguito anche in diretta, per cui insomma... Siamo riusciti a fare anche questo adesso. Abbiamo fatto di tutto, ringraziamo. Grazie al canale dei PIV. Gli amici di PIV, lo staff tecnico, Cosimo. Fix in regia, Cosimo che sta dormendo così sulla telecamera, Giorgio che ormai ha dato forfè a ore, falso. Veramente grazie a tutti ragazzi, grazie a Laura perché grazie insomma poi Fabio. Ci mette quel pizzico di femminilità un po' sbarazzina che ci serve sempre. Insomma, ci siamo divertiti, spero che vi siate divertiti anche voi. Alla prossima, un bacione da parte di Olin, di Facebook e di tutti coloro che hanno potuto permettere a questo format di esistere. Ciao ragazzi.